Benvenuti al nuovo appuntamento di TC7, il settimane di informazione della nostra emittente che come sempre vi propone i servizi più significativi della settimana. Cominciamo subito con un progetto dedicato ai più piccoli sulla conoscenza della sana alimentazione attraverso un programma di laboratori. Uno studio commissionato dalla regione Sardegna sul triste fenomeno del cyberbullismo ha rilevato che il 61% dei ragazzi è stato vittima di bullismo è considerato l'oro del mare, insomma, è sta il corallo, la sua pesca controllata e concessa solo ad esperti è sottoposta a severi controlli. Ancora sport e turismo binomio vincente per far partire la Sardegna, questo è l'obiettivo della Regione Sardegna. Lo stilista Antonio Marra si è scelto la Sardegna per presentare la sua collezione pret-à-porter per l'autunno 2021, location d'eccezione su Nuragi di Barumini. Dalla produzione dell'olio alla panificazione, dai cioccolatini alla pizza fino alla mozzarella, così i ragazzi e ragazzi dello spazio giovani di Oristano hanno letteralmente messo le mani in pasta per conoscere i segreti del cibo e i trucchi per valorizzarne il consumo. Sostenibilità a chilometro zero, ricette e antispreco, insomma un vero e proprio programma sviluppato attraverso una serie di laboratori tematici per promuovere e diffondere buone pratiche per una sana alimentazione. Gli argomenti proposti variano in base al laboratorio, ha spiegato il coordinatore del centro Antonio Ricciu, dopo una panoramica generale sul concetto di sana alimentazione, si concentrano sugli aspetti organizzativi in cucina e sull'igiene, sui concetti di cibo biologico integrale a chilometro zero. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari, ma anche, ad esempio, imparare a leggere le etichette degli alimenti. Iniziativa di grande importanza per l'assessore alle politiche giovanili Maria Bonaria Zedda, all'interno di un centro molto attivo e attento nell'organizzazione di iniziative. Particolarmente apprezzate dai giovani oristanesi. Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, il centro è stato bravo nell'organizzare un laboratorio, il primo dell'anno in corso, senza poi far riferimento a quelli che sono stati organizzati nello scorso anno. È un, sicuramente un punto di ritrovo per molti ragazzi, un punto di ritrovo alternativo a quello che è appunto il momento difficile, come dicevo prima, che stiamo attraversando. È un lavoro che sicuramente va apprezzato da parte del centro giovani e proprio per, per quanto riguarda i ragazzi, che è un momento particolare e forse ancora più difficile rispetto a noi adulti, trovare un punto di aggregazione. Beh, loro lo fanno e lo sanno fare molto bene. Questo sicuramente è merito di chi porta avanti le iniziative, ma dei ragazzi che comunque sono sempre presenti e partecipano con grande entusiasmo. Si concluderà a marzo uno studio commissionato dalla regione Sardegna al centro studi politici e sociali di Eurispes che intende capire quali sono i reali contorni del fenomeno nell'isola. I dati rilevati in Italia da Indifesa su cyberbullismo dello scorso anno sono già un segnale chiaro della deriva. Il 61% dei giovani afferma di essere vittima del bullismo e il 68% di esserne stato testimone. Ma il fenomeno si è ampliato a seguito del lockdown. Ora si tratta di capire quali siano i dati della Sardegna. Lo studio ha coinvolto studenti tra gli 11 e i 18 anni, i loro insegnanti e genitori, ai quali è stato proposto un questionario a risposta multipla. Lo hanno elaborato un gruppo di esperti coordinati da Gerolamo Bolata, direttore regionale del Centro Studi Eurispes, con lui Marisa Muzzetto, sociologa, Antonella Sanna, esperta dei problemi dell'età evolutiva, e Luca Pisano, psicologo, che durante un webinar hanno tracciato i contorni del fenomeno che colpisce in parti le ragazze. La maggior propensione delle ragazze e delle adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Infatti, tra le, tra, eh, le ragazze che hanno tra gli 11 e i 17 anni si registra una quota più elevata di vittime di cyberbullismo. Il 7% delle ragazze che si collegano a Internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare contro il 4% per esempio dei ragazzi. I problemi sono vari e li hanno identificati innanzitutto, la maggior parte dei ragazzi non conosce effettivamente il mondo di internet, c'è ma non sa controllarlo, poi anche i genitori che in effetti non hanno nessuna reale percezione di ciò che accade dentro il mondo virtuale, dove esistono youtuber con migliaia di fan che inneggiano alla droga, all'alcol, alla violenza, infine non si ha nemmeno la capacità di comprendere che si sta compiendo attraverso il web un reato punibile con pene anche severe. Nella sostanza sono dei veri e propri analfabeti digitali, perché sono stati parcheggiati nel web ma non istruiti in maniera adeguata su che cosa è la realtà virtuale. E infatti non hanno consapevolezza della identità tra realtà e realtà virtuale. Ehm, pensano che la realtà virtuale sia qualcosa di diverso dalla realtà, uno spazio non governato da norme, dove possono fare sostanzialmente quello che vogliono. Conosciuto come oro rosso del mare, uno dei tesori più preziosi dei fondali del Mediterraneo, il corallo rappresenta per l'isola una vera ricchezza, ma anche un patrimonio naturalistico da preservare e tutelare. La sua pesca infatti è sottoposta a rigidi protocolli e controlli, consentita solo a corallari esperti e autorizzati che si inabissano nelle profondità del mare, oltre i 50 metri, sfruttando le tecniche di immersione subacquea e utilizzando esclusivamente la picozza, metodo tradizionale che non è stato nemmeno sostituito dai più evoluti robot sottomarini così da assicurare la sostenibilità della risorsa. Norme precise e chiare dunque che ne regolano il prelievo. Ogni anno infatti l'assessorato regionale dell'agricoltura con proprio decreto determina la durata del periodo di pesca e le zone nelle quali esercitarla, ma anche la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e l'importo della tassa annua dovuta per il rilascio della licenza. Una regolamentazione necessaria per scongiurare il rischio di andare incontro a un calendario di Prelievo ballerino. La pesca del corallo in Sardegna non ha una valenza solo dal punto di vista economico, ma vanta una tradizione e una storia millenaria. Le prime testimonianze sull'utilizzo del corallo in Sardegna risalgono infatti al IV e V secolo: per questo abbiamo sempre fatto il possibile per ascoltare istanze e richieste degli esponenti del comparto. E anche in questo caso non potevamo non segnalare tale criticità emessa ai loro danni. La necessità di prevedere un calendario delle specifiche disposizioni per lo svolgimento dell'attività di pesca al corallo nei tempi e nei modi corretti è dettata dal dover scongiurare il rischio di andare incontro a un calendario di prelievo ballerino. Chiediamo quindi un concreto impegno affinché vi sia tempestività e rispetto dei termini. Portando inoltre all'attenzione dell'assessore all'agricoltura dell anche la mancata re istituzione del Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca, che avrebbe anche in questo caso garantito supporto e confronto immediato. Con la modifica dell'articolo 3 della legge regionale numero 14 del 1963, su proposta del nostro gruppo, abbiamo infatti garantito nel medesimo la rappresentanza di un membro dei corallari. Attendiamo di poterla vedere applicata. Collegare lo sport con il turismo è uno degli obiettivi che si pone la Sardegna per il dopo pandemia e l'associazione Glen Sport da tempo organizza eh, alcune manifestazioni. Che tendono proprio a questo risultato. Sì, la eh, eh, pandemia permettendo, quest'anno dovremmo riuscire a ripartire anche senza pubblico, comunque si riparte. Noi abbiamo il primo evento a metà maggio, 14, 15 e 16. Sono, è una corsa in montagna molto diffusa ormai in tutto il mondo, tant tanta gente partecipa a queste gare. È una gara che, che coinvolge i comuni di Ursulei, la zona di Arsa, nel Genere Argentu, poi Tertenia e Cardinale. E questo, questo è il primo evento. Il secondo evento sarà a fine maggio, e i primi di giugno, che è una corsa in mountain bike, sempre in montagna, che parte dal cuore dell'isola, che è eh, dal paese di Ololai, per poi attraversare sempre il Gennargento. Ricordiamo, passando entrambi gli eventi, sono gli unici eventi che portano gli atleti. In competizione sul Gen Argento e su Punta la Marmor. Quindi abbiamo detto da Ololai per poi spostarci sul territorio di Arzana alla Nusei e poi fare l'arrivo finale sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese. Arrivano da tutta Europa, i voli sono assicurati e così anche come le prenotazioni in attesa del futuro, ma non si parla soltanto di biciclette, anche. Le corse a piedi e anche il kitesurf. Esatto, a ottobre ricordiamo l'appuntamento col mondiale, con la tappa del mondiale di kitesurf sulla spiaggia del Poeto Dal 6 al 10 ottobre, ricordiamo che poi il kitesurf è entrato a far parte del programma olimpico di Francia 2024. Quindi c'è molto interesse per questa nuova disciplina molto spettacolare. E poi il kitesurf ha la, la pinna sotto, un po' come il luna rossa, cioè eh, volano sull'acqua, hanno il foil e quindi è molto spettacolare, si vedono queste belle immagini che, che, che state vedendo con proprio una velocità impressionante di questi, di questi kiters. Far sposare l'alta moda con l'archeologia nuragica per lo stilista Antonio Marras si può fare. E così l'artista algherese, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Fi Commission, presenta il cronometraggio su nuragi, realizzato sotto forma di fiabe ambientato. Nella splendida location dell'importante sito di Barumini, che farà da cornice per la presentazione della sua nuova collezione di pret-à-porter per l'autunno 2021. Il filmato sarà veicolato a partire dal 26 febbraio durante la Settimana della Moda Milanese, fissata dal 23 febbraio al 1 marzo. Evento strutturato fondamentalmente in digitale a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Con questo progetto sono forti le motivazioni identitarie della regione che intende promuovere la millenaria cultura. Riteniamo che in un evento internazionale di questa dimensione, ha dichiarato Solinas, possa contribuire a proiettare l'immagine suggestiva della nostra isola nel mondo. Questa manifestazione, che ha come protagonista la straordinaria testimonianza della civiltà nuragica, valorizzata dal talento creativo di uno degli ambasciatori più celebri nel campo della moda, rappresenta un segnale di speranza e ottimismo, nonché un positivo impulso al turismo nella nostra isola, ha concluso il Presidente. TC7 termina qua, grazie per essere stati in nostra compagnia, un grazie particolare ad Alberto Cicotto per la traduzione. Arrivederci.